Qui mi trovo invece nel torrente che mette in comunicazione Furci con Roccalumera. Nel torrente è presente una predella molto discussa che è stata letteralmente travolta dalla furia del fiume. Possiamo notare la presenza di ogni detrito possibile e immaginabile, dalle piante alle radici, alla presenza di casse di frutta, secchi. Vedete, c'è di tutto, spazzatura, la gente continua a percorrerla. E qualcuno aveva avanzato qualche dubbio riguardo alla realizzazione di questa strada, che comunque sia ha causato, ecco, un intoppo per il normale deflusso del torrente in piena. Torrente comunque sia ha causato anche, vedete, l'erosione in gran parte della spiaggia, però il rifascimento naturale, grazie al detrito, insieme ovviamente a un grande carico di immondizia, e su questo purtroppo non esiste alcuna previsione meteo, non esiste il meteo spazzatura, ricordiamolo, il meteo immondizia non esiste. Cosa, ecco, non è una provocazione, bensì sono attese le piogge alluvionali, sappiamo che possono cadere ingenti quantitativi d'acqua in poco tempo, ma la presenza dell'immondizia nel grembo del fiume purtroppo causa una serie di situazioni ovviamente pericolose, insieme a queste opere antropiche assolutamente discutibili, perché una strada, una predella così bassa, in un torrente così grande che va ad accogliere, vedete, gran parte dell'acqua che scende dai peloritani, dietro abbiamo i peloritani, noi che abbiamo delle piccole colline, è assolutamente discutibile. Stavolta è andata anche bene, perché purtroppo, ecco, al di là del morto probabile, del disperso, speriamo sia solo disperso perché non si è capito bene, alle 2 anni, poteva veramente finire male per tutti i cittadini residenti in queste zone. Novembre è finito, speriamo, ecco, che l'inverno, ecco, non ci regali altre emozioni spiacevoli in questo senso, perché la natura è perfetta, meravigliosa, ma quando l'uomo, ecco, si mette di traverso, i risultati purtroppo sono questi. Che dire, seguiteci sempre nel nostro portale www.settometeo.it e accettiamo commenti, proposte, oltre le segnalazioni. Grazie di tutto.